Selvatica è il contenitore naturalistico messo a punto dalla Fondazione Casa di Risparmio di Biella in collaborazione con Eventi e Progetti e da quest'anno sostenuto anche da Banca Simetica. Eh, si tratta di un grande contenitore naturalistico, un festival che vuol far incontrare editoria, arte, pittura, fotografia, cinema, didattica e quant'altro ruota attorno al mondo della natura. L'idea di base è quella di offrire a queste diverse forme di elaborazione artistica la possibilità di confrontarsi su un tema unico, appunto la natura. Si è partiti il 18 maggio con l'inaugurazione delle mostre Wildlife e eh, della personale di Nick Kedel. Quest'ultima è stata realizzata come una grande antologica dallo stesso pittore che da oltre 50 anni si occupa di raffigurare i selvatici, gli animali selvatici presenti in natura. Un'esposizione molto interessante e molto variegata che Appunto tutta la vita artistica di Nick ehm, attraverso le stanze del Museo del Territorio Biellese che eh, fa da cornice anche quest'anno a Selvatica. La seconda mh, mostra inaugurata il 18 di maggio eh, è Wildlife, una mh, collettiva tratta dal, mh, dalla mostra appunto omonima realizzata dal Museo di Scienze Naturali eh, di Londra e che eh, rappresenta una carrellata tra migli le migliori espressioni della fotografia naturalista del mondo eh, e eh, ogni anno premia eh, tra oltre 50.000 immagini pervenute al concorso i migliori scatti nelle diverse eh, categorie. Si va da um, alcune categorie molto forti di denuncia ambientalistica agli um, animali ritratti dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. Eh, molte curiosità, molte sorprese e sicuramente una mostra eh, curiosa da visitare. Tutto questo al Museo del Territorio. Eh, per quanto riguarda invece gli spazi espositivi della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, abbiamo lo Spazio Cultura di Via Garibaldi 14, in cui è allestita una personale di Valentina Piacenza dedicata alla festa degli Orsi. Eh, Valentina, tra l'altro, eh, oltre a numerose altre associazioni e artisti biellesi, mette a disposizione la possibilità di realizzare dei laboratori didattici. Per i quali è possibile prenotarsi telefonando al numero indicato eh, sul sito selvatica.net o alla Palazzina Piacenza eh, di Biel. Eh, la sezione didattica è infatti l'altro grande, grande punto di forza di Selvatica. Eh, la fondazione e i partner del progetto mettono a disposizione oltre un mese di laboratori didattici completamente gratuiti per i ragazzi delle scuole biellesi. Eh, altro punto forte è poi la sezione cinematografica che eh, riunisce alcuni tra i più interessanti lungo lungometraggi e ehm, film dedicati al tema naturalistico. Si partirà giovedì con il film ehm, realizzato da Pidello e, sul, su Tavo Buratti. Eh, che dire, un grande appuntamento che la Fondazione quest'anno, appunto, grazie anche alla collaborazione con tutti gli enti che nel Biellese si occupano di cultura naturalistica, mette a disposizione del territorio per imparare ad amare la natura, vederla con un occhio nuovo e soprattutto per stimolare le giovani generazioni al confronto costruttivo e a un rapporto sempre vivo e rispettoso nei confronti dell'ambiente naturale. Non professionisti. Sicuramente ciò che colpisce di questa immagine è la grandissima passione che ehm, gli artisti, perché di artisti si tratta, ehm, mettono all'interno di ogni scatto e poi l'infinita pazienza con i quali. Con, il, con la quale cercano proprio di fondersi con l'ambiente naturale. Ci sono delle immagini nelle quali il fotografo sembra far parte dell'ambiente, l'ambiente quasi non si rende conto che il fotografo eh, ne fa parte ed è proprio questa la, la pazienza, l'abilità la, di cogliere l'attimo perfetto che fa di queste immagini degli unicum che vale veramente la pena venire a vedere a Biella.